Buongiorno ragazzi, bentornati qui sul canale Team Ombra. Nuovo tipo di tipologia di video, resoconti dal fronte. Resoconti dal fronte è una tipologia di video molto molto semplice. Semplicemente, se almeno un tot componenti del Team Ombra partecipa a un regionale, noi vi faremo la nostra, diciamo, tour de force, cioè vi diremo come è andato regionale, qualunque torneo alla fine. Preambolo lo faccio molto corto, semplicemente se più di uno, perché Nishi a carte franco no, da solo non ha senso fargli un video solo per lui. Andremo a dirvi com'è andata, quindi nazionali, regionali, Cerberus, quello che salterà fuori, i tornei vari che salteranno. Troverete a un certo punto i video dedicati, almeno se ce la facciamo. Quindi partiamo col primo video, che andiamo a parlare del regionale dell'8 ottobre a Padova, dove abbiamo partecipato io, Nishi e Nico. Parto ovviamente con la mia prima parte e poi lascerò ai miei compatrioti il resto. Allora, io portavo Battle Sister, quindi Mazzo Oracolo che mi sta tanto soddisfacendo queste cose qua, è fortissimo. Ho fatto però 2-4. Ho fatto 2-4 che però è stato un risultato molto particolare, diciamolo così, che sono dei match che adesso andiamo a parlarne, che, come dire, non rispecchiano per me il valore del mazzo, rispecchiano i miei errori, due enormi, e un turno sfortunato che tocca purtroppo con un mazzo che porta 6G3, tocca. Allora, partiamo. Turno 1, Becco Lauris. Becco Lauris, però, di un giocatore non proprio per me lanciatissimo, che non sapeva bene come funzionava il mio mazzo. E io comunque sapevo ben gestire le carte. Cioè, Battle Sister l'ho gestito bene, mi è partito tutto bene. Inneschi sono un po' volati un po' da entrambe le parti, ma più che altro è che io ero in completa gestione della partita. Lui qui faceva con Lauris, ma sapevo esattamente tutto quello che faceva il suo mazzo. Lui un po' meno il mio, e quindi sapevo dove tirare l'EPG, sapevo quando parare, sapevo quando fare questo, eccetera. Ho più quasi perso per crash che per problematiche dovute alla partita. Partita bella, sì, ma non, cioè, a parte uno o due situazioni, non c'è mai stato in dubbio chi fosse, diciamo, in vantaggio sull'altro. Bella partita, comunque, però comunque resta comunque un Lauris, un mazzo abbastanza vecchiotto, non molto aggiornato, e quindi io ho potuto gestirla bene. Seconda partita è stata una fin sfitta, una svittoria, diciamola così. Praticamente mi trovo contro Nishi, quindi il mio compagno di squadra che deve ancora qualificarsi. Io invece l'arbitro nazionale. Giochiamo la partita. Io la vinco in maniera brutale, ovvero triplo crit in faccia a 2 to pass, mi sembra. Ed ho tutto al Vanguard. Quindi, come dire, me la sono portata a casa perché, ok, stava anche vincendo lui in realtà. Però il fatto è che, a prescindere che ho vinto io, lui deve qualificarsi, io no, quindi gliel'ho concessa. Che comunque stava vincendo lui, quindi ho vinto per crit, quindi è stato anche giusto, nel suo che. E niente, semplicemente turno a, vado 1-1, vabbè, ma intanto io sono là solo per divertirmi e portare in top 8 Oracolo. Però non, niente di più. Turno 2, cioè turno 3, vado contro un Paladino Reale Santuario. E qua faccio il primo errore della partita, ovvero parte lui. Lui mette, vabbè, partiamo tutta la partita. Io vado a mettere Cocotte, gli faccio il turno di Cocotte. Lui comincia già a rusharmi con l'Engine Blaster. E poi io guardo, vedo Cocotte in Vanguard. Faccio, ma sai che? Non metto G3. Non metto G3, faccio un altro rush a G2. Poi da gran cagata, perché mi sono accorto che non avevo più Counter Blaster, non avevo Counter Charger. Vabbè, io dico, vabbè, gli faccio male. Il fatto è che parte il suo turno e mi fa, bene, allora io strido. Io faccio, eh? Perché io, come ho detto, era partito lui. E io non so perché mi è venuta in mente di non mettere il G3. Ho gridlockato me stesso, in pratica, che potevo già stridare, invece non solo ho lasciato fare la prima stride da lui, ma ne ho persa una io e ho dovuto resistere a un suo turno di stride sul mio G2. Perché non è neanche, dici, ha fatto Seabreeze sul mio G2. No, 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 lui ha fatto stride fotonica, dritta in faccia. Quindi è una partita che si mette molto in discesa per lui. Io però mi metto a silurargli le retro. Devo ammettere che un crit IL-IL mi ha riportato sui binari. E niente, riesco a portarmela a casa.
riesco alla fine, lo gestisco bene continuando ad attaccargli le retro, lui mi attacca le mie, ma io pesco come un tuono, quindi non ho un problema a ributtarle giù e alla fine io mi trovo contro attacchi fissi e lui se ne trova con uno, forse due, e quindi alla fine non riesci neanche a stridare uno degli ultimi turni, perché dovrei buttare giù tutta la mano. E allora io invece la strat continuo a farla, continuo a pescare, continuo a ripescare se lui mi fa finire la mano, quindi alla fine riesco a spuntarla io. E quindi sono 2-1. 2-1 e mi siedo contro Gear. Contro Gear Chronicle. Ok, la mano non è bellissima iniziare, però vabbè, ci provo. Lui parte Raid e Gigi. Caro mio, sei contro Oracolo, Battle Sister, e mi Raid e Gigi. Io il primo turno gioco e lo starter lo butto di lato. Tre attacchi, lo mando a 3. Lui mette G2, io metto G2, lo mando a 4 perché è sicura. Vabbè, lui mette G3 e io misso G3. Io misso G3 e l'ho misso dopo anche due assist. L'unico G3 che vedo lo schiero di starter. E niente, cioè, alla fine tutto quel che vuoi, ma io sono seduto su G2 e lui mi stride in faccia. Prima cosa del fatto e poi next stage. Io sono a G2, il mio mazzo non ingrana, niente. Sembrava una partita in discesa per la storia di Gigi, non vedendo mai G3 neanche su 2G assist. Penso che se vedevo il G3, io quella partita me l'ero portata a casa già a turno 3. Perché, brutto da dire, comunque lui l'ha giocata bene, ha giocato il mazzo bene. Però il fatto che lui non ha visto inneschi in difesa quando gli ho rushato, tranne una IAL, però di quarto, cioè di ultimo danno del mio triplo rush di G2. Non penso che avrebbero potuto fare qualcosa, perché se io giocavo G3 poi cominciavo a inallinargli le skill, inallinargli le mirror, e invece niente, resto a G2 e mi sa cagna male. Vabbè, vado 2-2, però come ho detto sono solo là per divertirmi, quindi non me la prendo male. Al quinto turno vado contro una ragazza che gioca a Nightmare Doll, partita bellissima, vinta da lei, ma vinta bene, cioè nel senso non è stato per via di inneschi, non è stato per via per niente, avevo un mazzo Nightmare Doll particolarissimo, aveva tante tech che non mi aspettavo di vedere, aveva il gattino, si è buttato in anima il gattino, io non ci avevo mai pensato, cioè lei comincia a farci fare la skill per buttarsi in anima qualcosa, non mi ricordo se col G2 o con qualcos'altro, io vabbè dai si butterà dentro Alice, serve a quello, si butta il gattino. Da là comincia in allarmi, il gattino chiama fuori Alice, che poi comincia a fare le cose, poi Alice tanto torna dentro, mille cose così, e poi sicura, vabbè, una volta sicura, io riesco, io provo a fargli un gridlock sul suo G3, scusatemi, sul suo G2 stavolta è giusto, per fargli lanciare Seabreeze, cosa che fa, per dirgli, gli faccio sprecare due Counterblast, ma uno se lo cura, uno lo stappa di stand, che anche quello, bella idea, e niente, poi arriva un momento che siamo su una partita in tensione, la riuscita a resistermi un bellissimo turno di Mirror, è riuscita a resisterlo bene, non tramite inneschi, ma proprio riuscita a resisterlo, e io era al turno dell'all-in e lei lo resiste e mi fa il suo all-in, ovvero Catherine, Alice, Beatrix, con io a 5 danni e lei a 5 danni stappati. Avevo provato a chiuderla perché sapevo, poi mi fa Catherine non la reggo. Non sono riuscito a chiuderla, l'ha vinta lei perché è riuscita a gestire molto bene la difesa e niente, bellissima, bellissima partita, vinta lei meritatissima, questa è la partita che diciamo sento meno di aver perso, diciamola così. E così siamo 2-3, quindi è già male. Vado a sedermi, uno degli ultimi tavoli, addirittura mi siedo fuori perché tanto la partita ormai è così, becchiamo anche il deck check, ma perché Bucci voleva divertirsi, ovviamente ero a posto. E niente, vado contro Spike Rising Nova. E qua c'è il misplay più grosso che ho fatto. Perché parte lei, raid a G1, io raid a G1, lei raid a G2, partita normale. Io raido G1. Perché sbaglio a prendere la carta dalla mano. Raido di nuovo il G1, raido il bittone da 10. Non riesco a capire perché, me ne accorgo dopo un po' che sto facendo il turno da G2, che non posso mettere il G2 perché ce l'ho così. Ritiro su i G2 che avevo buttato giù perché ovviamente pensavo di essere a G2. E niente, mi stride su G2, di prima stride. Cioè io ovviamente lealtà massima, gli ho detto no, ho fatto la cappellata, non torno indietro. Lei non è neanche, diciamo,
protestato, ma giustamente ci sta, ha fatto caccata io, se la faccio al nazionale, non è che succede cose. Comunque avevo proprio sbagliato a prendere la carta dalla mano, l'avevo il G2, ne avevo 4 di G2 in mano, era una mano anche abbastanza alzata bene, avevo il G3, avevo il G3 giusto, eccetera, ma cosa volete faccia? Lei raida G3, mi fa l'attacco, io quel turno vado a G2, lei straida, mi fa un turno di stride normale, e poi io quando metto G3 non riesco neanche a fare G-guard, per dire, vabbè, almeno parto di Miroir, mi tocca far gelato, che non mi tira su niente di buono, lei mi fa il turno di Miracle Ace, saluti, cioè, non era, cioè, quell'errore lì mi è costata la partita, e giustamente là mi ero anche un po' scazzato, ma scazzato con me stesso, perché... perso una partita che potevo tranquillamente vincere per misplay, mi stava abbastanza là. Quindi diciamo che ufficialmente un 2-4, però se contiamo la vittoria con Nishi ero 3-3. Se consideriamo che se tiravo G3 ero 4-3, praticamente il mazzo, se andavo, giocavo bene io e non mi salvo il turno, era un 5-1 facile. Perché l'unica partita, come ho detto, che mi sento di aver perso, ho perso, è quella con Nightmurdle. E sinceramente là ho alzato le mani, ho detto le altre, però comunque non me ne sbatto un caso, tanto sono, fino a che non devo giocarmi qualifiche, eccetera, chi se ne frega. Cioè, io non, ma a parte che già anche se mi gioco qualifiche, me ne frego abbastanza, io non sono, ho scelto Vanguard perché non gioco così. Pensa un po', se non mi gioco la qualifica, mi è proprio fregato zero. Non ho droppato, ma perché io non droppo mai, perché cacchio fai dopo che droppi, ma anche perché con la questione che se droppi tiri giù quelli che ti hanno battuto, e mi sembra una buttanata. Così si chiude il mio resoconto di Padova, vi lascio a Nico, ciao! Grazie mille, regia. Per quanto riguarda me, invece, ho chiuso con 4-2, 4 vittorie e 2 sconfitte. Portavo mazzo Murakumo in versione Shirayuki. E sono arrivato al settimo posto della top finale. Come scontri, allora, cominciamo con... ero contro un Grande Natura in versione Professore Onorario. Anche se il ragazzo ha fatto G-Assist, non ricordo se per grado 1 o grado 2, il mazzo gli ha permesso comunque di recuperare la mano, comunque lo svantaggio mano che aveva fatto, facendo tutte le combo tra appunto Katpalug durante la prima stride, si è riempito la mano, ma soprattutto ha voluto provare a chiudere la partita facendo la Legion appunto del leopardo sopra Chat Noir, potenziandosi il retro quando attaccavano e poi distruggendosele e richiamandole a fine turno per i vari effetti, o comunque la mano era bella folta a fine del suo turno. Facendo gli effetti di Shirayuki durante, diciamo, l'ultimo turno, anche se il Vanguard era un meno 15, quindi è diventato un meno 4, ha perso unicamente per, a età sua, una carta di scudo. Quindi diciamo che il G-Assist mi ha salvato durante il turno, perché il turno dopo non avrei resistito con tutta, comunque aveva il campo pieno e tutto quanto, quindi fortuna da un lato mio. Secondo scontro contro Moschettiere, dove anche qui ho avuto la fortuna di poter vincere, in quanto partendo comunque per secondo, in quanto prima stride per secondo, alla seconda stride del mio avversario mi sono trovato appunto il nuovo G4 che potenzia il campo ogni volta che viene scattata una carta, quindi ogni carta prende più power in base a quanto ci sono. Lì il mio problema non era tanto il parare, perché il mazzo appunto di Shirayuki comporta avere una buona possibilità di poter parare, in quanto i gradi 3 sono degli scudi da meno 20 per l'avversario. Il problema mio era capire con cosa parare, perché io volevo comunque avere un po' di offensività per il turno dopo, che per mia fortuna c'è anche stato, però ho dovuto un po' calcolarlo, e per chiuso ho dovuto giocare letteralmente la mano, quindi anche qualche inneschino è stato fondamentale per quello. Anche qui, da quanto ho capito, il mio avversario non poteva parare tutto per un 5.000 di scudo, quindi
non sono arrivato a fare tutti gli attacchi, ma secondo i calcoli che si era fatto il mio avversario, non poteva fare tutto, quindi mi è andata bene anche questo turno. Terzo turno, prima sconfitta. Ho trovato Bermuda nella versione appunto di Break con... scusa il nome, ma comunque Triangolo di Bermuda con la Break. Non ho avuto praticamente scampo, già i primi turni ha potuto rushare molto bene, ha trovato qualche critico nel momento giusto, tanto che durante i primi turni ho già dovuto sprecare una PG per parare un attacco misero, e quindi da lì la partita per me è stata brutalmente in salita e non l'ho più potuta recuperare. E niente, il mazzo dell'avversario ha fatto quello che doveva fare e io non ho potuto fare molto. Ho fatto forse una stride, però perdere 5.000 avversario non è tanto. Quarto turno, ripersa anche questa contro Ripple, che sia il terzo che il quarto turno dovrebbe essere i ragazzi che hanno fatto comunque top anche loro, ma comunque Ripple sono sicuro. Qui la partita è stata un po' più bilanciata. Ripple ha fatto quello che doveva fare, io ho fatto un po' meno, perché ho voluto chiudere la partita subito. Avevo paura di non riuscire a sopperire o comunque sopportare un'altra valanga di attacchi, quindi ho voluto giocare la mano subito, essendo che ero già GB3, avendo usato una G-Guard nel turno precedente. Col primo turno di Shirayuki, anche se era un 6, potevo attaccare dalla back. Il problema è che il mio avversario aveva pochi danni o comunque la possibilità di poter parare ampiamente. E al turno dopo, anche se io avevo un po' di mano per parare, dopo aver visto i tanti attacchi e l'effetto appunto di Genovius in limit break, lì ho semplicemente dovuto dire alzo le mani, quindi è stato il quarto turno dove ho perso. Quinto turno contro Narukami Annientatore, che ci tengo a salutare il ragazzo che... con cui ho giocato, che dice che ci serva sempre, quindi ciao, grazie che ci guardi ancora. È stata una partita, devo dire, non dico facile, perché non è facile, però essendo che Narukami è il mio mazzo di punta, comunque lo conosco molto bene, però ammetto che non ci ho mai giocato contro, neanche nei test, però bene o male sapevo dove andare a parare. Non ho mai lasciato nulla nella fila frontale, mi sono state bindate letteralmente due carte in croce perché ho lasciato passare il primo attacco di Voltage, quindi era più era una perdita minore per me perdere due carte dalla drop che non usare carte per parare o una PG comunque, quindi ho scelto di pigliarmelo e perdere le due carte in drop. E niente, diciamo che è stata anche l'unica partita dove non ho usato l'effetto di Shiryuki. Sono andato troppo veloce, ho dichiarato la fase d'attacco, però non avevo depotenziato il vanguard avversario, quindi la prima stride è stata brutalmente gialla. Seconda e terza stride aveva meno 10 e meno 20, però la prima diciamo che l'ho buttata un po' in cacciara, sono stato troppo veloce. Però diciamo che il mazzo mi ha voluto ripagare perché io avevo il campo... se non settato tutto Shiryuki quasi, e al terzo attacco che era di Vanguard io ho girato, c'era letteralmente stand e qualcosa a caso, quindi c'erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono stati 8 attacchi in tutto. Quando mi messo ha capito che era troppo, anche se ha avuto una cura di sesto non sarebbe bastato comunque. Mi diceva che voleva vedere com'era Shiryuki e gliel'ho fatto vedere. Ultima partita, che essenzialmente è stata quella che mi ha gratificato un po' di più, perché ero contro Tachikaze Gaia. Io penso in torneo di non essere mai riuscito a sconfiggere un Tachikaze, perché non è uno di quei clan che, almeno con Gaia, non è che non mi piace, ma non ci vinco mai, quindi ogni volta che lo vedo dico, cacchio. Stridando per primo, ok, quindi è l'unica volta che sono riuscito a stridare per primo, mi sa. Anzi, balle, non sono riuscito a tagliare. Non ho neanche mai fatto una serie di primo. L'unica volta che ho fatto la serie di primo per primo io non ho tirato l'effetto, quindi bravo Nico. Avendo fatto la nuova, il nuovo C4 appunto da GBT8, diciamo che mi ha lasciato
durante il turno un mammut in campo, carta che è sì pericolosa, quindi durante la mia prima stride ho voluto buttare via un attacco per distruggere il mammut, che penso mi abbia salvato il turno dopo in quanto mi ha fatto il G4 forte Tachikaze, che adesso mi sfugge il nome, appunto, sì, ecco, Dogma, dove mi ha fatto i due attacchi, tutto quanto. Ho detto per fortuna che non c'era il mammut, se no quelli erano altri attacchi che non avrei potuto parare. Avevo già poche carte in mano, tra due attacchi di Vanguard e carte che si richiamano e carte che tornano, danni che si recuperano grazie appunto alle varie unità e tutto quanto, risorse, ho potuto fare tanti attacchi e ho provato a chiudermi appunto con quell'attacco. Però per o fortuna mia o sfortuna dell'avversario, durante il primo attacco di Dogma non ha beccato due critici, ne ha beccato uno e ne ha portato a 5 senza inneschi da parte mia per avere più scudo. Però mi hanno salvato avere due pescate all'inizio che sono state manna, quindi primi danni entrambi due pescate, quindi ho potuto farmi un po' di mano per la difesa, ho potuto giocare due Gigard se non erro. E soprattutto, ripeto, il secondo attacco di Dogma avevo la PG, quindi da quel lato ero anche a posto. Però tanti attacchi così, ripeto, in questo mazzo tutto serve per fare brodo. E appunto al secondo turno ho dovuto sperare di avere qualche carta per poter fare, perché avevo due carte, 2/3 carte in mano, che erano un Fodder, una Shirayuki e una cazzatina, adesso non mi ricordo cos'era, ma niente di importante o comunque di forte. Ho avuto la fortuna di pescare su uno stand, grazie a quello stand ho potuto tirarmi su e copiare altri due Shiryuki da poter utilizzare per fare altri due attacchi, che sono stati quelli che mi hanno permesso di vincere e portare a casa quindi un 4-2 come risultato e il settimo posto nella top. Grazie. Bene, cosa ho portato? Allora, il primo tuo risultato è stato 4-2, però non mi sono qualificato. Però vabbè, ho fatto 4-2, quindi comunque dai, tutto sommato non è andata proprio malaccio, ecco. E che cosa ho portato? Ho portato Fratelli Aculei nella versione Dudley. Quindi, dopo arriverà anche la lista sul canale, quindi rimanete sintonizzati per avere anche la lista di quello. E niente, quindi allora la prima partita è stata un po' particolare. Allora, la prima partita è stata contro Luna. Il fatto è che praticamente ha beccato il G3 e quando ha fatto il G-assist ha beccato quello sbagliato. Quindi, insomma, diciamo che non è andata bene tanto per lui. Comunque si sono girati anche pochi inneschi tra l'altro in quella partita. Neanche io ho trovato il G3 giusto, però la fortuna di effettivamente Dudley come mazzo è il fatto che ha due Strider. Quindi che tu becchi uno o l'altro, diciamo che te la puoi cavare. Cioè se becchi o Jessica o Turbo Rappler, diciamo che in entrambi i casi puoi cavartela con effetti particolari. Diciamo che ovviamente Turbo Rappler è più forte per fare determinate cose, ma anche Jessica ha il suo perché. Poi al turno 2 invece ho beccato Battle Sister, e che lì è stata un po' più combattuta, ma per via di inneschi e quant'altro, quindi effettivamente poi comunque sono riuscito a vincerla in qualche modo. Sì, Nishi, l'hai vinta. Chissà come, Mi odierà per aver messo questo spezzone. Ok. E ora, perdonati, ma non mi ricordo... adesso l'ordinissimo preciso, però so con che mazzo ho giocato, poi... e quindi ero 2-0. Al terzo turno però ho incontrato l'ostacolo invaricabile, ovvero Chaos, che diciamo non è andata benissimo. È stata una partita sofferente, durata anche, in realtà non è durata troppo, però è stata veramente una partita veramente di merda. E chiaramente giocavo contro un counter, all'inizio ho provato a lasciarlo all'inizio, però non è che fosse stata la tattica migliore, anche se poi dopo comunque tanto ti schierava le retro dalla mano, quindi cioè, insomma non è che hai tante opzioni con questo mazzo da fare contro il Chaos, e quindi vabbè, è andato di merda.
Turno dopo invece incontro Gaia, che bricca. Quindi vabbè, ho vinto, però vabbè. Non mi ricordo se aveva fatto uno o due G-assist, però uno sicuro. E quindi insomma non è che sia andata tanto bene per lui. Comunque anch'io nel torneo ho fatto uno o due G-assist, li ho dovuti fare comunque. Quindi comunque anch'io non è che abbia stato brillantezza di fortuna, ecco. Poi il turno dopo incontro un altro Gaia e perdo. Quindi sono a 3-2. Infine l'ultima partita è stata con Moschettiere, che bricca, perché vabbè è il nostro caro Mattia, però lui c'ha la sfiga di bricare sempre, però ok, poi comunque anche lì ho chiuso e vinto, e quindi ho chiuso con questo, diciamo, risultato 4-2, ecco. Poteva andare meglio, poteva andare peggio, non lo so. Cioè sì, poteva andare meglio, cioè se facevo 5-1 magari avevo più probabilità di qualificarmi. Però vabbè, insomma. È comunque, diciamo che comunque Dudley è un mazzo molto consistente. Poi comunque appena vedete la mia lista capirete un po' come lo gioco. Però comunque è un mazzo, diciamo, un po' più stabile rispetto a Rising Nova, ma allo stesso tempo è meno aggressivo. Cioè non andiamo a fare una quantità di attacchi esagerata, da potenza assurda. Cioè certo, ci sono le colonne che fai, perché fai delle belle colonnine comunque con le giuste carte, però devi avere un'impostazione giusta per fare quantità di attacchi a potenza elevata, diciamo. E in particolare un po', poi vi spiegherò un po' di combo nella decklist, però comunque diciamo non è il mazzo esagerato che è Rising Nova, perché quando ti fa il turno Rising Nova quel turno sai già che hai quasi totalmente perso, a meno che non hai un'ancora di salvezza incredibile. Mentre invece in Dudley non c'è mai un turno in cui l'avversario magari rischia così tanto di aver perso, cioè sa che in quel turno perde, no, se la può cavare, diciamo. Ebbene, questa era la mia, diciamo, esperienza al torneo di Padova.